Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di turismo, perché questa mattina sono stati presentati i dati sulle presenze dei turisti in una stagione particolare, questa post-Covid o comunque ancora all'interno dell'emergenza sanitaria. Sono dunque dati che vedremo di che tenore sono con Giuseppe Dintino, che saluto in collegamento da Pescara in compagnia di Roberto Di Vincenzo, presidente dell'ISNART. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio al tuo ospite. Per quelli che sono numeri che, come vediamo anche dalla nostra news, paiono essere numeri positivi. Esattamente Jacopo, perché l'Abruzzo ha un turismo a quanto pare in crescita nonostante l'emergenza Covid, un dato eclatante, quello del più 15%, che presto ci spiegherà meglio il presidente Roberto Di Vincenzo, presidente dell'ISNART, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Numeri presentati questa mattina in conferenza stampa dall'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. E allora, se è d'accordo, ascoltiamo subito una breve intervista all'assessore che ci introduce al tema e poi commenteremo dopo i dati insieme. Un dato esaltante, un dato che viene da un'agenzia nazionale come ISMART e Union Camere, un dato quindi effettivo basato sui dati reali e sulle previsioni rispetto alle prenotazioni, un dato che segnala che l'Abruzzo ha una performance, una delle migliori a livello nazionale e soprattutto che segna un più 15% rispetto al 2019, quindi non al periodo di crisi, segna, diciamo, rispetto già a un turismo che era andato bene. Vuol dire che la campagna promozionale che abbiamo messo in campo ha dato risultati. Quei dati che avevamo detto che ci sarebbe stato un travaso tra il turismo del mare e quello della montagna, in effetti è stato così. Abbiamo buoni dati sul mare, ottimissimi dati sulla montagna e su tutto ciò che sono i nostri eremi, i nostri borghi, il turismo religioso, il turismo parlando di sport, quindi dati veramente importanti. Quindi montagna è molto successo la costa dei Trabocchi, dati addirittura di presenze che normalmente si hanno nel periodo di Ferragosto e nonostante non siamo ancora nel periodo ferragostano e di ferie, invece quei dati già li cominciamo ad avere. Presidente Di Vincenzo, abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Febbo, un dato molto incoraggiante quello che riguarda il turismo abruzzese, più 15%, un dato in controtendenza a molte altre regioni italiane. Sì, è chiaro che il dato di quest'anno è un dato complesso perché abbiamo una Lombardia che scende del 77%, il Veneto che ha circa 100.000 persone in più che vanno in Veneto rispetto all'Abruzzo, quindi dei numeri impensabili. L'Abruzzo però, il dato di fondo è che l'Abruzzo, assieme all'Umbria, la Basilicata, il Molise e la Sicilia, crescono rispetto all'anno precedente. E questo è dovuto ad una serie di fattori, alcuni noti, altri li vedremo, noi faremo altre due indagini nel corso dell'anno proprio per cercare di comprendere il fenomeno e d'altro canto prevederne gli andamenti futuri. Il dato che emerge è che i turisti vengono dal Lazio, dal Piemonte, dall'Abruzzo e dalla Lombardia. Quindi turismo di vicinato, però non solo vicinissimo, perché Piemonte e Lombardia evidentemente sono distanti. Si possono classificare due tipologie di turisti. Allora, andando a leggere il dato nel suo insieme, diciamo, il turista abruzzese è un turista mediamente anziano, cioè il 40% scopre è più oltre cinquantenne. Però ci sono grandi differenze tra i diversi soggetti, cioè quelli che vengono dalla Campania sono soggetti giovani,
quelli che vengono dal Lazio sono soggetti anziani, quelli che vengono dall'Abruzzo sono medi. Quindi diciamo, è una situazione particolare, ma è importante sottolineare questa cosa perché si possono delineare due caratteristiche diverse. Il turismo laziale è un turismo storico, di seconde case, di gente che è abituata a venire qui. Questa è un'interpretazione che sto dando, non è scritto sui dati, ed è quindi quel turismo, tant'è che una delle caratteristiche del turismo abruzzese è che va poco su internet, prenota poco su internet, però probabilmente, e qui non abbiamo questa capacità di fare questa separazione, per questo è un'indagine nazionale, e quindi i dati arrivano a livello locale su un approfondimento, fino a un certo punto in termini di approfondimento, molto probabilmente perché la parte romana, la parte laziale è quella parte che già conosce l'Abruzzo e quindi non ha necessità di andare su internet per prenotare, ma segue le abitudini. L'altra parte è quella sulla quale puntare, perché qual è la caratteristica, la domanda di turismo? Cioè quali sono le motivazioni che portano in Abruzzo le persone? Non solo in Abruzzo, diciamo che in Italia quest'anno le persone. Allora, mentre lo scorso anno noi avevamo che circa il 30% delle motivi di vacanza erano questioni enogastronomiche, oggi il 35% sono sport. Probabilmente col fatto che siamo stati chiusi in casa per un lungo periodo, cioè è cambiata radicalmente, cioè la motivazione enogastronomica è andata molto giù tra le motivazioni di vacanza. Presidente, intervengo da studio per chiedere se c'è anche, e probabilmente sarà così, visto che lei ha citato tra le regioni in cui c'è maggiore presenza, i numeri sono migliori, certamente avrà influito anche la percezione della regione Abruzzo intesa come una regione un po' più verde dal punto di vista della curva epidemiologica, ecco, mi passi il termine, di una regione con meno rischi rispetto alle altre. Ritengo di sì, però appunto ripeto, è una lettura analoga alla sua, nel senso che le regioni, prima avevo dimenticato l'Umbria di mettere tra le regioni che aumentano persone che vanno in vacanza e che sono quelle regioni che meno di tutte, il Molise addirittura raddoppia le persone che vanno in vacanza in Molise. Certo, passa 100.000 a 200.000, quindi i numeri comunque rimangono limitati, però raddoppia. E probabilmente c'è questo fattore, d'altro canto se pensiamo come scende il Veneto e come scende la Lombardia, diciamo che questo è al contrario la risposta in negativo. Mentre nelle vicinissime Marche, ricordiamo, il flusso di turisti che arrivano nella regione a nord dell'Abruzzo è in diminuzione. Come mai questo dato opposto? Questo non sono in grado di spiegarlo, me lo sono chiesto, l'ho chiesto. Probabilmente una delle ragioni è perché il turismo in Abruzzo costa meno. Cioè venire in Abruzzo costa meno che andare nelle Marche. Questo mi ha detto la mia direttrice proprio a domanda diretta, ma perché? Cioè, perché mi sono rimasto anche io stupito, tra Marche e Abruzzo non c'è grande differenza. E poi perché nei fatti l'Abruzzo ha più carattere rispetto alle Marche, perché ha le montagne importanti, ha un mare che sia quello tradizionale di costa teramana, che è quella principale, sia oggi quella chietina che si va affermando come la grande novità nel turismo anche nazionale, ha delle caratteristiche più specifiche. Il fatto di avere personalità nel turismo è fondamentale. E a proposito di questo, il turismo della costa è sempre quello che va per la maggiore, però quest'anno un boom del turismo montano. Sì, sicuramente il tema appunto dell'escursionismo, del trekking sono temi che si sono sviluppati e si stanno sviluppando molto, quindi è indispensabile, è utile, è importante continuare ad operare nella costruzione di destinazioni turistiche legate al turismo attivo, che è quello appunto del movimento, dello sport, dove principalmente dove gli elementi più forti sono appunto il trekking e la bicicletta.
Visto che lei prima parlava della tipologia del turista che viene in Abruzzo, dicendo che per la maggior parte sono comunque cittadini abruzzesi o delle regioni limitrofe, la invito a riflettere su un paio di dati, ovvero che un italiano su due quest'anno non andrà in vacanza e che l'86% di coloro che invece decideranno di andare in vacanza rimarrà in Italia. Quindi possiamo dire per assurdo che questa emergenza Covid ha dato una spinta al turismo che rimane all'interno della nostra nazione? Allora, c'è un tema, certamente l'Abruzzo è una regione che aveva poco turismo straniero, circa il 5%, quindi nei fatti è una delle regioni che meno soffre della mancanza degli stranieri in regione. E poi questa del turismo nazionale, del turismo delle aree interne, delle aree, cioè interno alla penisola, è un dato interessante, specialmente se ci si riesce a lavorare, mi spiego, è una grande opportunità. Tante persone che non erano mai state in questa regione verranno in questa regione. Se trovano l'offerta interessante torneranno nuovamente. Quindi, come dire, è un momento, come dire, di una bella sfida che bisogna affrontare quest'anno, perché è una sfida che può permettere una permanenza, un aumento del turismo nazionale nella nostra regione, a fronte poi di un ritorno anche al turismo straniero, perché speriamo che il prossimo anno anche il turismo straniero riparta. Presidente, una considerazione, perdonami Giuseppe, una considerazione, perché ha tirato fuori un tema interessante. Questo è un momento cruciale perché il turista che viene, se si trova bene, con ogni probabilità tornerà anche il prossimo anno. C'è tutta la questione trasporti, perché tra poco Giuseppe ci farà ascoltare anche le parole dell'assessore regionale Mauro Febbo, che si riferiscono per esempio alla viabilità sulla A14. La questione trasporti quanto può incidere e quanto probabilmente ha inciso su questo dato, positivamente o negativamente? Cioè, come siamo collegati in questo momento, immagino faccia la differenza. Allora, questo lo dico come cittadino abruzzese che si muove, e il muoversi verso nord è drammatico. Come ha influito non sono in grado di dirlo. Quello che posso dire però è che l'86% dei turisti è molto soddisfatto della vacanza in Abruzzo, più della media nazionale. L'elemento che più piace sono la cortesia e l'ospitalità, il 91%. È apprezzato il cibo, l'accoglienza in generale. I problemi sono legati sull'organizzazione del territorio, collegamenti, disponibilità di orari e offerta di intrattenimento. Queste sono cose sulle quali lavorare, tenendo presente che poi in particolare quest'anno ci sarà un ulteriore problema, perché diminuirà questa tipologia di offerta, a partire dalle sagre alle manifestazioni di rilievo più nazionale. Visto che Jacopo Porcella da studio ha tirato fuori il tema viabilità, perché in questi giorni si torna nuovamente a parlare del caos sulle autostrade, in particolare sulla 14, che appunto, come ci spiegava, potrebbe avere un impatto anche sul turismo, allora ascoltiamo a proposito di questo le parole dell'assessore Febbo, che si è detto pronto a chiedere i danni. Sicuramente ha un impatto negativo, almeno anche come immagine, quindi credo, nonostante questo, comunque tutto ciò che l'Abruzzo mette in campo credo che faccia superare anche ai turisti quelle 3-4 ore di code che sono costretti purtroppo a fare. Stiamo cercando di in tutte le maniere di superare, di chiedere al governo di intervenire, altrimenti è chiaro che andremo avanti con l'azione di recupero dei danni. Quindi saremo a vedere anche come si risolverà questo tema, che è molto importante in questo Giuseppe, periodo in Abruzzo. Io, ma le volevo chiedere un'altra considerazione. Sì, una considerazione flash, poi puoi andare anche in chiusura di collegamento, però una domanda flash al presidente Isnart. Di Vincenzo, a cui volevo chiedere, l'impatto del bonus vacanze è stato positivo o negativo? Ha inciso? Ah, ti ho rubato la domanda, immagino. Proprio di questo volevo parlare, perché il numero è che solamente il 7,4% di coloro che vanno in vacanza utilizzano questo bonus. Allora possiamo parlare di flop? Ma in realtà, allora,
c'è un 14% che non ancora decide, però sicuramente il 78% della popolazione dice di non utilizzarlo. Ora è da capire, perché questo è un dato più complesso, in quanto all'interno di queste ci sta anche chi non lo potrà utilizzare, perché ha redditi elevati, quindi è un dato che va letto, però certamente è un dato non soddisfacente. Allora, per tirare le somme, in conclusione, come giudica l'operato della Regione Abruzzo e del Governo nazionale per sostenere un settore che ha patito molto in questo periodo di lockdown? Ma allora, c'è un'attività in corso che dovrebbe avere efficacia in tempi brevi, perché comunque il turismo in Abruzzo è comunque in profonda crisi, molti alberghi non hanno riaperto, speriamo che nei prossimi giorni riaprano. La Regione ha lanciato una campagna promozionale e probabilmente c'è una connessione tra i due elementi. Perfetto, allora grazie al Presidente Roberto Di Vincenzo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, per averci spiegato un po' qual è la situazione in questa estate molto particolare qui in Abruzzo. Da Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Giuseppe, grazie anche a Roberto Di Vincenzo, presidente ISNAT, per averci chiarito un po' alcune dinamiche di questa estate 2020, estate particolare. Noi rientriamo, continuiamo con il nostro telegiornale rimanendo a Pescara, perché arriva la proposta del Movimento 5 Stelle sull'area di Risulta. Secondo i pentastellati, le risorse messe a disposizione nel master plan della regione sono sufficienti ad evitare la privatizzazione. Fuori i privati dall'area di Risulta, questa è la proposta della compagine pescarese del Movimento 5 Stelle, in evidente discontinuità coi progetti dell'attuale amministrazione di centrodestra e quella precedente di centrosinistra. È un'idea rivoluzionaria che fa risparmiare soldi alla città, le parole di Erika Alessandrini. Noi vogliamo essere rivoluzionari perché possiamo riqualificare il centro della città semplicemente spendendo i soldi pubblici che abbiamo a disposizione. Abbiamo 12 milioni di euro del masterplan, che erano quelli già previsti fino allo scorso anno. Si sono aggiunti a questi 3 milioni e 900 mila euro che vengono spostati dall'ampliamento del Museo del Mare, e a questi si aggiungono 2 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Pescara Abruzzo. Questi 17 milioni e 900 mila euro sono utili a cambiare il volto del centro città, perché sono soldi pubblici con i quali si può realizzare tutto il parco centrale, si possono realizzare e rinnovare le due stazioni degli autobus, si può creare il silos sud da 900 posti e si può bonificare per 3 milioni tutta l'area di Risulta. Ebbene, quindi si può fare un progetto di riqualificazione estromettendo completamente il privato, eliminando le privatizzazioni che si prevedono per i prossimi 20 anni, cambiando il volto della città e dando finalmente un senso, una riqualificazione al nostro cuore pulsante cittadino che aspetta da troppo tempo di essere riqualificato. La proposta approderà lunedì in consiglio comunale, in ballo la privatizzazione dell'area di Risulta. Se la destra ha intenzione di votare no, di bocciarlo, vorrà dire chiaramente che l'interesse della destra è solo la vanagloria di voler mettere la firma su questo progetto e la volontà di voler consegnare nelle mani di un privato per 20 anni la nostra città. Parliamo di ricostruzione adesso, perché il decreto semplificazione pubblicato oggi in Gazzetta ha recepito quel pacchetto di norme in cui sono compresi anche i poteri speciali al commissario per le situazioni più complesse, che permetteranno di accelerare ulteriormente la ricostruzione post terremoto. Lo ha detto oggi il commissario straordinario Giovanni Legnini nel corso della sua visita ad Ussita, nel cratere sismico marchigiano. Nel decreto, ha spiegato Legnini, sono contenute anche numerose innovazioni sia sul piano urbanistico che dei lavori pubblici, valide per tutto il territorio nazionale, ma che torneranno utili anche alla ricostruzione, anche in virtù, aggiunto, di quella norma di raccordo che è stata inclusa nel decreto e che consente alle gestioni commissariali di avvalersi di procedure semplificate. Adesso, ha detto ancora Legnini, attendiamo l'altro pacchetto di norme relativo alla stabilizzazione del personale, allo sviluppo economico dei territori, al raccordo tra i vari sistemi, tra i vari sisma, ecobonus e contributo di ricostruzione, e il prolungamento dello stato di emergenza dopo il 31 dicembre 2020 venga inserito dal governo nel prossimo decreto legge. Soddisfatto per le richieste per il decreto semplificazione il presidente regionale dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Gianguido D'Alberto, risultato ottenuto, dice
Adalberto grazie alla determinazione dei sindaci dei comuni del sisma 2016 che da anni chiedevano strumenti efficaci e concreti. Di rilievo il sostegno alle nostre proposte dell'ufficio del commissario Legnini, commenta Adalberto, che ha condiviso le richieste dei sindaci. Il testo ha infatti accolto le istanze precedentemente accantonate dalla Commissione Bilancio della Camera, decisione che aveva provocato la forte reazione dei territori e della stessa ANCI, che aveva chiesto anche un incontro al Premier Giuseppe Conte. Mesi intensi per le 4 ASL abruzzesi a causa dell'emergenza sanitaria. Queste le parole del direttore generale della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Roberto Testa, che parla anche della questione relativa ai punti di primo soccorso di Pescina e Tagliacozzo e della stabilizzazione del personale precario. Dottor Testa, un'emergenza sanitaria, l'ultima che è ancora in corso tra l'altro, unica nel suo genere, un fenomeno quello connesso al coronavirus, alla malattia del Covid-19. Com'è stato il bilancio di questo stress sanitario gestionale che si è caricato sulle spalle l'ASL 1? Indubbiamente è stata un'esperienza che nessuno avrebbe voluto vivere, ma è un'esperienza alla quale l'azienda ha risposto in maniera eccellente. Ha risposto in maniera eccellente grazie a un grande sforzo organizzativo a cui tutti gli operatori hanno partecipato. È uno sforzo organizzativo che ha tenuto pronto delle varie indicazioni ministeriali nazionali e delle varie ordinanze regionali. Il consuntivo di questa emergenza è sicuramente un consuntivo positivo in termini di contagi che hanno interessato la provincia dell'Aquila in termini di decessi. Parlando di punti di primo intervento, mettendo da parte, tralasciando l'aspra polemica che c'è stata, andiamo a guardare direttamente i fatti. Adesso sono stati riaperti, che ruolo giocano adesso e nel domani all'interno della rete sanitaria regionale? Allora, i punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo sono stati chiusi per i motivi che già ho ampiamente rappresentato, sui quali non ritorno. Sono stati riaperti H24 come era previsto, come è previsto le varie normative regionali e come nessuno si è mai sognato di ridurre, e quindi sono ripartiti anche per affrontare questo periodo estivo, in cui c'è un aumento della popolazione nel territorio che insiste sui due presidi e che costituiscono un utile supporto anche all'ospedale d'Avezzano per evitare di intasarlo ulteriormente. Il ruolo che questi due presidi rivestono è un ruolo importante in relazione a quella valorizzazione e potenziamento dei presidi cosiddetti minori, ma minore è un aggettivo che non vuole essere assolutamente riduttivo della loro importanza, ma vuole semplicemente dargli una connotazione e una finalità che va contestualizzata con tutta l'organizzazione aziendale. Un altro asso che è stato giocato, che è stato calato sul tavolo del territorio dall'azienda sanitaria locale numero 1 è quello relativo alla stabilizzazione attesissima del personale sanitario precario, che riguarda ovviamente la provincia dell'Aquila. Io ho trovato un'azienda che per tutta una serie di motivi anche storici, blocchi del turnover, di assunzione personale, si è sempre appoggiata su personale precario, somministrato, interinale e così via. Quindi uno dei primi aspetti che ho potuto porre in essere è stato quello di stabilizzare il personale laddove era possibile, ma soprattutto indire anche nuovi concorsi. Recentemente è stato pubblicato il concorso per 100 unità di figure infermieristiche, colgo l'occasione per dire che scadrà il 6 agosto, e al tempo stesso abbiamo bandito anche il concorso per reclutamento di personale amministrativo. Colgo l'occasione oggi per annunciare, già sono uscite delle notizie via web, della presa in carico dell'assunzione presso l'azienda di una figura che non c'è mai stata, che è il dirigente delle professioni sanitarie e infermieristiche. Questa è una figura chiave, è una figura che per la governance di questa tipologia di personale è fondamentale e quindi aiuterà a organizzare meglio, a far crescere ulteriormente l'azienda. Andiamo a Teramo adesso, una risposta per i più piccoli. In questa estate particolare, la possibilità per i bambini di poter frequentare i centri estivi all'interno degli asili nido. Stamattina in uno di questi a San Nicolò c'è stata la visita del sindaco Gian Guido D'Alberto e dell'assessore all'istruzione Andrea Core.
L'amministrazione comunale di Teramo ha voluto dare sin da subito, dai primi giorni di luglio, la dimostrazione che era pronta a ripartire su tutto quanto il fronte dell'istruzione. Per questo quest'anno abbiamo deciso di attivare i centri estivi, così come previsto dalla normativa. Abbiamo deciso di dare una risposta concreta alle famiglie dopo mesi di lockdown, per far sì che quel progetto, quel percorso educativo che avevano avviato i nostri ragazzi non fosse vanificato, interrotto in maniera così brusca, drammatica, così come era stato con il lockdown. Per questo in tre strutture comunali, le tre che non sono interessate da lavori di messa in sicurezza che abbiamo avviato con chi si occupa dell'edilizia scolastica, abbiamo deciso di avviare questi centri estivi che hanno accolto 40 bambini, i quali hanno avuto la possibilità quindi di tornare a frequentare i loro coetanei, di poter tornare a vivere una normalità e di poter verificare con mano loro e le loro famiglie come l'amministrazione avesse già messo in campo tutte le misure per far sì che poi a settembre possa ripartire nella maniera più ordinata e ordinaria possibile tutto quanto quello che è il servizio educativo, tutti quelli che sono i nidi e i servizi ad essi connessi, e quindi per dimostrare che l'amministrazione c'è, è in campo ed è pronta a dare risposta. E nonostante il periodo complicato per l'emergenza Covid, il comune di Nereto ha voluto regalare un bel calendario di spettacolo di cultura alla cittadinanza vibratiana. Si parte domani sera con il concerto di Katia Ricciarelli, poi tanti altri appuntamenti, il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle norme. Nereto si pone in un'ottica di rilancio del panorama turistico territoriale e lo fa anche al tempo del Covid, un calendario davvero unico, 8 date ma di grande spessore e qualità che proiettano la piccola cittadina vibratiana in un panorama davvero unico, non solo sul piano provinciale ma addirittura regionale. Tanti big, tanti nomi per una eterogeneità di un calendario davvero di spessore. Assessore, come nasce questa iniziativa? Ci siamo riproposti nonostante le difficoltà Covid, quindi eravamo un po' incerti sul voler stilare un nuovo calendario quest'anno, però l'abbiamo fatto ridotto con un alto spessore culturale. Lo facciamo con 8 eventi di fine settimana a partire dal 18 e li abbiamo concentrati tutti su un'unica piazza, Piazza Cavour, con posti a sedere limitati, e raccomandiamo l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. Questo è quello che chiediamo a tutti voi per evitare appunto problemi sanitari. Partiamo con un calendario con un grande personaggio, lo facciamo con un personaggio del canto lirico, una donna che ha dato grandi soddisfazioni all'Italia, proponendosi all'estero per diversi anni, e avremo appunto la presenza di Katia Ricciarelli affiancata da Francesco Zingariello. Ci saranno 3 serate di cabaret per dare un proseguimento allo scorso anno per il primo festival che facevamo appunto del cabaret, con i nomi di Cacioppo, di Giobbe Covatta, di Mattioli e di Martufello. Un evento più importante ce l'avremo poi di alta cultura veramente, un primo festival della filosofia, l'abbiamo intitolato così, dove avremo la presenza di grandi nomi italiani, dove si parlerà di identità, quindi l'identità intesa sotto diversi sfaccettature, la personalità di ognuno di noi, l'influenza religiosa, l'influenza dell'ambiente in cui abitiamo, del contatto umano che abbiamo con gli altri. Questo ci verrà rappresentato dalla presenza del professor Vittorio Sgarbi, dalla presenza del professor Polia, la presenza del professor Fusaro e del dottor Recchioni. Poi abbiamo avuto la possibilità, e lo ringraziamo, la presenza del presidente dei parchi d'Abruzzo e Monti della Laga, il presidente Corecom che si occupa di comunicazioni. Questo è l'evento che veramente lancerà sicuramente Nereto come un habitat che ospiterà veramente tanta gente, perché è un evento di cultura elevata dove lascerà un segno secondo me intangibile. Adesso parliamo di sport, ovviamente calcio di Serie B, perché serve un risultato positivo al Pescara impegnato questo pomeriggio alle 18.45 in casa contro il Frosinone. Senza Galano squalificato, Sottile potrebbe varare un cambio di modulo passando dietro alla linea 3 con Maniero, Clemenza e Pucciarelli davanti. Di fronte a un Frosinone in netto calo e da 5 punti nelle ultime 6 partite. Pescara si cambia perché la tappa di stasera, ore 18.45 all'Adriatico Cornacchia contro il Frosinone, assomiglia pericolosamente ad un bivio. Bivio salvezza, perché la zona rossa, quella calda che renderebbe drammatico questo campionato comunque difficile, ormai è lì.
Per questo anche Sottil cambia, sperando che la sterzata dal punto di vista del modulo possa dare una sterzata anche al cammino da qui alla fine del torneo. Difesa a 3 dunque per avere maggiore copertura dietro o magari anche per liberare Zappa e dargli qualche compito offensivo in più, perché il giovane esterno, l'elemento che sta davvero tenendo a galla un Delfino stasera senza Galano, out per squalifica, e che affida a Maniero, Clemenza e Pucciarelli il compito di bucare la retroguardia di Alessandro Nesta. Un 3-4-2-1 dunque che non prevede Palmiero in mezzo al campo con Memusciai e Busellato con compiti di interdizione e costruzione, lasciando agli esterni le corsie per attaccare Beghetto da una parte e l'ex Zampano dall'altra, inserendo dietro la batteria difensiva con Bettella, Scognamiglio e Del Grosso. E quando parlavo di cercare tutte le soluzioni migliori, che poi sono per me non tanto i sistemi di gioco ma le zone da occupare, no? da cui partire e cercare di valutare anche quelle che sono le caratteristiche sia diciamo tecnico-tattiche che anche di freschezza mentale, che in questo momento ecco la cosa che è importante, andare in campo anche sbarazzini, cercare di non andare troppo carichi di preoccupazioni, perché sennò poi si comincia a stare col braccino corto, con la palla pesa, diventa pesante. Invece bisogna andare in campo molto liberi, sbarazzini, e sicuramente anche Clemenza, Luca, Zappa è sicuramente un giocatore molto pimpante in questo momento, è uno che fa anche gol, ha fatto un gran gol col Venezia. E Luca è entrato bene, ma lo sapevo, un giocatore che ha messo una palla eccezionale, ha creato scompiglio. Quindi ecco che parlavo di la forza della squadra, no? Tutti coinvolti, perché comunque non può essere così per me. E quindi il lavoro che ho fatto è cercare di coinvolgere subito tutti, riazzerare tutto e coinvolgerli tutti, e cercare di man mano, no, che passiamo gli allenamenti, conoscerli sempre meglio e metterli nelle condizioni migliori per essere più efficaci. Un risultato positivo sarebbe oro colato per il Pescara, specie i 3 punti che potrebbero quasi blindare la permanenza in Serie B. Un pareggio invece rinvierebbe alle prossime uscite il destino della formazione biancazzurra, che come spesso hanno ripetuto sia Giorgio Repetto che il presidente Daniele Sebastiani, deve assolutamente evitare la sconfitta. Il primo obiettivo dunque è muovere la classifica. Dall'altra parte i ciociari sono in netta flessione dal post lockdown, una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte e una posizione playoff ancora ben salda, ma non ancora blindata definitivamente. Mi aspetto una squadra di qualità, anche se ripeto, magari qualche giocatore l'ha perso, lo perderà, però è una squadra di qualità, una squadra che sa giocare a calcio, questo sicuro. E allora appuntamento alle 18:15 con Diretta Stadio per seguire con Andrea Costantini, con Paolo Renzetti, i loro ospiti, ovviamente la partita Pescara-Frosinone. All'interno di Diretta Stadio l'edizione, la seconda edizione del nostro telegiornale, che sarà un'edizione flash ovviamente tra primo e secondo tempo. Inoltre vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.